non finisce mai, è insopportabile, inaccettabile. Prima via Mariti, poi Suviana in Emilia Romagna, poi Palermo. Queste cose sono incomprensibili, indescrivibili. Noi siamo veramente stanchi di ascoltare solo parole. Sono stanchi i parenti delle vittime, come la mamma di Eliana, sono stanchi tutti coloro che si battono per quella che è una battaglia di civiltà. Le bare che sono qui in Piazza della Signoria sono un'immagine fortissima e inequivocabile ed è un modo per dire basta, basta davvero. Il governo attuale è in carica da più di un anno e mezzo, da quasi due anni. Non c'è stata una misura davvero incisiva su questo tema della sicurezza del lavoro. Anche fuori da ogni polemica, noi vogliamo delle regole più incisive che disciplinano i cantieri contro gli appalti e subappalti a cascata, contro la mancanza di trasparenza nei cantieri, per digitalizzare e mettere i badge digitali obbligatori a tutti gli operai. E l'idea di una patente a punti che si possa recuperare pagando un po' di soldi, come per la patente della guida, è la cosa più offensiva che si possa immaginare sulle vite di queste persone che sono morte uscendo la mattina per andare a lavorare. È inaccettabile una misura del genere, una patente a punti alle imprese che recuperano semplicemente pagando un po' di soldi. Quanto vale una vita umana? Quanto vale la vita di una lavoratrice o di un lavoratore? Con queste misure non varrebbe nulla, è una cosa abominevole, non saprei come definirla. Le aziende che si rendono responsabili, ovviamente a seguito di accertamenti, di queste morti non devono più poter lavorare. Questo è il punto, perché se noi non siamo drastici non risolveremo mai questo scempio. Ormai in Italia, anche quest'anno, ci avviamo verso il superamento della media delle 3 morti al giorno, quindi anche peggio dell'anno scorso. Questo è il ritmo e non possiamo accettare tutto questo, ci vuole una scossa vera. Sì.